Io sono Eliana Di Lullo, titolare insieme a mio fratello Davide del pastificio Di Lullo. Ora mi appresterò a fare una lezione sulle start-up innovative, in particolare vi illustrerò la mia esperienza nella realizzazione di un prodotto con delle caratteristiche di innovazione. La nostra pasta è molto legata alla tradizione regionale abruzzese. L'Abruzzo è una terra di lunga tradizione di pasta. Infatti i pastai sono universalmente noti e anche può contare sulle risorse naturali importanti della regione, le acque purissime e in passato anche coltivazioni di grano importanti. Anche la tradizione enogastronomica e culinaria della regione presta alla tradizione italiana numerosissime materie prime, numerosissime ricette e piatti particolari, con sapori decisi, forti, intensi, con principalmente condimenti a base di carne ovina e anche numerosissime varietà di pasta. Le più note sono sicuramente la pasta alla chitarra, che è uno spaghetto a sezione quadrata, impastato con semola di grano duro e uova, che prende il nome proprio dallo strumento che si utilizza per realizzarla, che evoca lo strumento musicale, la chitarra, e per questo motivo prende ha lo stesso nome praticamente. Questa pasta viene condita principalmente con sughi a base di agnello, di carne appunto ovina. È un altro formato di pasta, forse meno conosciuto ma altrettanto importante per la tradizione abruzzese, è la pasta corta di semola e acqua, chiamata sagne. È un formato di pasta corta, la sfoglia viene tagliata a strisce praticamente di larghezza variabile ma di lunghezza di circa 3-4 cm. Questa pasta viene condita principalmente con legumi cotti, sono zuppe di legumi cotti e pomodoro. E proprio riallacciandoci a questa tradizione, quando io e mio fratello abbiamo iniziato a lavorare in azienda, abbiamo pensato, diciamo, di dare così una sferzata di novità. Relativamente, comunque una sferzata di innovazione, con una idea che nasce e si riallaccia sicuramente alla tradizione, ma che guarda anche all'innovazione. E si tratta di una serie di zuppe disidratate, per la precisione 7, in formati di pasta corta, come dicevo appunto le sagne, condite con legumi e verdure disidratate. Abbiamo iniziato con la versione più classica, quella delle sagne con i fagioli, che è il piatto principe della tradizione culinaria, per poi passare alla pasta al farro, sempre con fagioli, oppure ceci e funghi, lenticchie e castagne, zafferano di Navelli e zucchine. E zucca e funghi, e anche una variante che è universalmente nota nella tradizione italiana, che è la pasta all'arrabbiata. Quando abbiamo deciso di realizzare questo prodotto, abbiamo innanzitutto focalizzato l'attenzione sulla scelta delle materie prime. Il condimento principale è il brodo, un brodo di verdure o un brodo di funghi porcini, a seconda della tipologia della zuppa, che abbiamo fatto realizzare dopo numerose prove. Proprio ad hoc, quindi realizzata proprio per questo tipo di prodotto. Successivamente abbiamo scelto i fornitori, quindi le materie prime di qualità per quello che riguardava le verdure disidratate e i legumi. E quindi dei fornitori che ci garantivano un prodotto di qualità, un prodotto che nel momento in cui veniva reidratato riacquistasse tutte le caratteristiche della verdura fresca. E successivamente abbiamo anche messo, diciamo, un po' di impegno nella realizzazione del packaging e dell'immagine. Abbiamo volutamente scelto un nome molto semplice, Easy Pasta, che è universalmente comprensibile, e un packaging molto semplice e lineare che potesse comunicare genuinità e semplicità. Nel retro della confezione sono illustrate con estrema precisione tutte le fasi della cottura del prodotto. Essendo un prodotto che mi è stato pensato inizialmente per l'estero,
La fase di realizzazione di cottura è molto semplice, infatti basta mettere il prodotto in acqua fredda con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, far aspettare che vada a bollore e far cuocere il prodotto per 6-8 minuti, aspettando che l'acqua si ritiri ed il prodotto è pronto. Può essere poi condito con quello che si vuole, può essere il parmigiano o dell'olio a crudo o del pepe, come si preferisce. La ricetta è molto semplice, non ci sono additivi di nessun genere, non ci sono derivati da animali, quindi è un prodotto vegano ed è un prodotto che è nello stesso tempo veloce ma sano, proprio perché i tempi da dedicare alla preparazione di un piatto sano purtroppo diminuiscono sempre di più, e l'intento era proprio quello di riproporre alla nostra clientela un piatto sano e genuino, ma anche veloce e semplice da preparare.